Eder. Mech. Pallister. È con profondo sgomento che le ultime notizie emerse dagli accertamenti medico-legali effettuati a Milano dalla dottoressa Cristina Cattaneo hanno svelato che Alice Neri, la 32enne trovata cadavere nella sua auto carbonizzata nelle campagne di Concordia, nel Modenese, lo scorso novembre, potrebbe essere morta a seguito di una coltellata al cuore. Tra gli altri elementi emersi, anche una scheggiatura nella falange della mano e una sulla parte vertebrale, quindi nella schiena, così come una lesione nel ventricolo. Per questo, i resti della giovane mamma saranno ulteriormente sottoposti ad accertamenti ripetibili attraverso una micro-TAC, da cui sarà possibile ottenere risultati più precisi. L'avvocato Antonio Ingroia, che assiste Nicolas Negrini, marito della giovane vittima, ha già affermato che un'uccisione con un'arma da taglio sarebbe un indizio di un omicidio premeditato. Attualmente, in carcere è accusato dell'omicidio e della distruzione del cadavere il 29enne Mohamed Gaul, principale sospettato, che sostiene di avere chiesto un passaggio ad Alice, ma di non avere nulla a che fare con la sua morte. Intanto, proseguono le analisi anche sulla macchina di Alice, una Ford Fiesta, sotto sequestro, per verificare se vi siano ancora residui dei resti ossei della vittima o comunque altri elementi utili alle indagini. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!